Eccoci qui, ci siamo. Oh, salve, mi spiace, siamo un po' in ritardo. Scusate un attimo. Ehi, Bob, al volo! Scusa, amico. Benvenuti a Culture in Decline, sono Peter Joseph. Questo show è pensato per quelli che sono delusi dell'attuale società, perché forse siete come me. Quando vi imbattete in quello che noi chiamiamo società globale, forse proverete un senso di disagio, ma anche di frustrazione sul modo in cui noi esseri umani ci siamo organizzati su questo pianeta. Il compianto astronomo e sostenitore del pensiero scientifico Carl Sagan, nella sua famosa serie di documentari Cosmo, ha posto una domanda. Se fossimo visitati da una specie superiore di un'altra parte della galassia e fossimo costretti a spiegare loro come amministriamo il nostro pianeta, per non parlare dello stato delle vicende umane di oggi, saremmo orgogliosi di quello che descriveremmo? Come potremmo giustificare il fatto che più di 3 miliardi di persone sopravvivono a malapena in un'estrema povertà e malattia? Oppure stanno morendo, a un ritmo di una persona ogni 2 secondi. E tutto ciò si verifica sulla scia di una realtà tecnologicamente avanzata, nella quale potremmo facilmente nutrire, vestire e dare riparo ad ogni famiglia sulla Terra con uno standard di vita rispettabile? Come potremmo giustificare la guerra globale? 230 milioni di persone uccise dai propri simili negli ultimi 100 anni. Per questione di territorialità, risorse e ideologie dogmatiche obsolete? E ancora, tutto questo si verifica alla luce di un concetto scientifico, cioè che l'umanità è una famiglia che condivide un'unica casa, che siamo vincolati dalle stesse leggi della natura e quindi dalla stessa unificante ideologia operativa. Che dire del nostro sistema economico, fondamento di ciò che definisce la nostra società, per non parlare delle nostre motivazioni dominanti? Come spiegheremmo il fatto che anziché organizzarci in modo efficiente, come un unico sistema per gestire sapientemente questa casa che condividiamo, ci separiamo, ci combattiamo e ci sfruttiamo in modo puerile l'un l'altro attraverso un gioco arcaico totalmente scollegato dall'ambiente? Un gioco, tra l'altro, che non solo sembra perpetuare un vasto spettro di atrocità sociali, ma che ora sembra stia ulteriormente destabilizzando la società, riducendo la salute pubblica. Mi dispiace dirlo, non mi interessa quello che pensate, né lo rispetto più di tanto. Perché? Perché in realtà non rispetto neanche ciò in cui credo io. Non ci sono prove per dimostrare che i valori tradizionali, istituzioni, strutture sociali o pratiche comuni che abbiamo oggi saranno ancora rilevanti domani. L'unica cosa che sembra resistere alla prova del tempo è questa stessa nozione di cambiamento, la comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Forse qualcuno potrebbe pensare che questa, in realtà, sia la definizione di intelligenza umana. Cosa ne pensate? Meno ne sappiamo e maggiormente siamo vulnerabili. Così, quando guardate fuori dalla finestra, chiedetevi: vedete intelligenza o dogma? Vedete una cultura che ascolta e che tende ad allinearsi agli ordini naturali via via che si rivelano, o vedete sforzi disperati e ostinati, specie da chi si trova in posizioni di potere, cercando di mantenere tutto uguale a scapito dell'intera esperienza umana? Sai, come te, io potrei essere solo un membro di questa famiglia che ora conta 7 miliardi di persone, e come molte famiglie qualche volta è difficile andare d'accordo. Ma a volte le cose vanno così male che c'è bisogno di un intervento serio. Questa serie rappresenta quell'intervento, sperando di salvare ciò che è, ovvero una cultura in declino. L'anno delle elezioni negli Stati Uniti. Sembrerebbe l'anno delle elezioni per tutto il mondo. Tuttora il sistema politico degli Stati Uniti ha speso 25 miliardi di dollari solo nell'ultimo decennio. Una tale somma, se ripartita annualmente, potrebbe nutrire e dare una casa ai senza tetto in America, ponendo fine all'epidemia. E forse alla fine di questo programma scoprirete che il denaro verrà speso in modo migliore. Sia come sia, le presidenziali del 2012 si annunciano tra le più dispendiose e tra le più importanti di tutti i tempi, vista l'attuale crisi del debito e la disoccupazione e la vasta destabilizzazione della società.
Tuttavia non sono particolarmente interessato alla sinistra o alla destra, né al merito politico di alcun candidato. Ciò a cui sono interessato è l'idea di democrazia globale, di come esista da sempre e di come sia ciecamente accettata dalla maggioranza delle persone del pianeta come se fosse l'unica possibilità per soddisfare gli interessi di tutti e creare benessere. E quindi una gestione della società nel suo stato ottimale. Questo è ciò che mi interessa. Quindi, anziché discutere su chi debba essere il prossimo presidente, perché non facciamo un passo indietro e consideriamo domande più ampie? Come ad esempio, non so, forse, perché abbiamo un presidente, tanto per cominciare? Cos'è? Feudalesimo medievale? Pensavo che i giorni dei re, dei dittatori e del dare molto potere a una persona fossero giunti al termine. O più generalmente, non sembra un po' assurdo pretendere una democrazia partecipativa quando il pubblico stesso non ha alcuna voce? Quando si tratta di decisioni effettive prese da coloro che sono stati eletti, è abbastanza sbagliato che coloro che sono stati votati non abbiano alcuna responsabilità legale di fare quanto sostenuto nella campagna elettorale. Ma se si esamina la storia, si troverà il dato storico, che il benessere pubblico è sempre stato secondario ad altri interessi, principalmente interessi finanziari ed economici. Di certo, questo oggi lo sanno tutti, giusto? Perché il governo degli Stati Uniti, andando contro gli interessi pubblici, ha permesso al sistema bancario privato, un sistema che in realtà non crea nulla, di essere salvato con la somma di 13.000 miliardi di dollari? Lei ha una casa sul mare da 14 milioni di dollari in Florida. Lei ha una casa per le vacanze estive nella Sun Valley. Lei e sua moglie avete una collezione d'arte piena di dipinti da milioni di dollari. Mentre la gente è stata lasciata secco con un debito enorme, perdite di lavoro e un'economia stagnante. Se vogliamo persistere con questo stupido gioco che abbiamo inventato, chiamandolo economia della crescita, in cui il movimento di denaro determina tutto, potrebbe essere una buona idea concentrarsi su ciò che potrebbe realmente aiutare questo sistema economico a funzionare ad un livello accettabile. Pertanto, se si aumentano le tasse sui cosiddetti ricchi, si stanno in realtà alzando le tasse su coloro che creano lavoro. E se l'obiettivo è la crescita del settore privato, il miglior modo per realizzare quella crescita è di lasciare il capitale nelle tasche dei creatori del lavoro. Se quei soldi spesi per salvare le banche fossero stati spesi per alleviare il debito privato delle famiglie, lasciando sperimentare a Goldman Sachs e JP Morgan e a tutte le altre istituzioni finanziarie non produttrici e praticamente inutili il fallimento e la bancarotta che si meritavano, contemporaneamente nazionalizzando l'intero sistema bancario statunitense, l'economia degli Stati Uniti avrebbe potuto avere una possibilità. Perché? Perché le banche non contribuiscono a niente. Le persone con un lavoro invece sì. Se si vuole la crescita di questo tipo di sistema, c'è bisogno di posti di lavoro. Se si vogliono posti di lavoro, c'è la necessità della domanda e la domanda richiede persone che abbiano soldi da spendere. Aiutando il peso del debito pubblico si pianterebbero i veri semi della crescita economica. Per quanto ovvio possa sembrare, molti dimenticano una cosa. Il piano di salvataggio non ha mai aiutato l'economia americana, né funziona o funzionerà per aiutare nessuna delle economie sovrane in difficoltà nel mondo. Perché? Perché viviamo in una plutocrazia, non in una democrazia. E l'unico vero potere è in realtà dietro le quinte, non davanti. I poteri finanziari e commerciali non solo posseggono e controllano questo paese, posseggono e controllano l'intero pianeta. E no, non è un complotto, è un disordine del sistema di valori. Finché il simbolo del dollaro sarà associato ad ogni filo d'erba, ad ogni appezzamento di terreno, ad ogni pensiero fugace o invenzione, per non parlare di valutare il merito di un individuo, per il suo diritto alla vita attraverso il lavoro, non dovremmo aspettarci niente di meno, dal momento dell'inizio dello Stato, associato principalmente al potere del denaro, come guida definitiva delle decisioni umane, quindi come persuasione. Il vero potere è sempre stato finanziario, e quel gruppetto di persone che eleggete alle cariche pubbliche hanno anche loro i propri padroni. Non dimenticatevelo. Democrazia è qualcosa in cui crede, per come esiste oggi in America? Mi chiede se io ci creda, se esista. È un po' come chiedermi se credo che esista Dio o il diavolo. Qual è la sua opinione riguardo all'attuale sistema democratico americano? È marcio. È profondamente, profondamente marcio. La democrazia si deve, ovviamente, alla Grecia e alla teoria che alcune persone posseggano il governo. Sta in pratica accadendo nel 2012 in questo paese? Non proprio. È una corporatocrazia. Considerando tutto questo, pensiamo attentamente all'intera questione della democrazia.
dal quando la nostra democrazia ha avuto a che fare con i rappresentanti eletti per apparentemente realizzare le nostre aspirazioni per noi, sorge una domanda critica. Da dove vengono queste persone? Perché ci sono loro in TV e non altri? Avete deciso voi che queste persone sono la scelta migliore per competere per un tale ruolo di comando o avete notato che i candidati favoriti, specialmente alle presidenziali, vengono più o meno fuori dal nulla? E viene data loro la credibilità semplicemente tramite una ripetitiva esposizione mediatica. Il termine democrazia viene dal greco demos, che significa popolo, e krates, che significa governare. Le persone di una certa società esprimono le loro opinioni attraverso i voti e la linea di governo è creata dall'interesse della maggioranza, sembra che il processo sia stato formalizzato nell'antica Grecia e sia stato sempre sancito da allora. Tuttavia, non ci è voluto molto affinché venisse fuori un po' di cinismo, relativamente al metodo in sé. Dato che l'intera base dell'idea presuppone che il pubblico votante sia veramente istruito, abbastanza da sapere quello che sta facendo. Franklin Delano Roosevelt una volta ha affermato con lungimiranza: «La democrazia non può avere successo a meno che coloro che esprimono la loro scelta non siano preparati a scegliere saggiamente. La reale tutela della democrazia è quindi l'educazione». Winston Churchill, d'altro canto, è stato un po' meno indulgente, affermando: «La migliore argomentazione contro la democrazia sta in una conversazione di 5 minuti con l'elettore medio». Il famigerato Mark Twain è saltato inevitabilmente alla battuta finale dicendo: «Se votare facesse una qualsiasi differenza, non ce lo lascerebbero fare». Vorrei che chiedeste a voi stessi: se facessimo parte della classe ricca, la classe che detiene gli investimenti, parafrasando Thorstein Veblen, e volessimo salvaguardare i nostri interessi da ogni interferenza, cosa faremmo? Per prima cosa abbiamo bisogno di adottare la prospettiva più ampia possibile. Dobbiamo fare in modo che il pubblico votante sia quanto più possibile disinformato riguardo alle questioni rilevanti che potrebbero essere in contrasto con l'esercizio delle nostre istituzioni. Insieme a ciò, dobbiamo anche cercare di eliminare il più possibile il pensiero indipendente, logico, causale e scientifico. Quindi, sosteniamo un sistema pubblico di istruzione estremamente datato, sottofinanziato e carente, un sistema focalizzato solamente al fine di dare un giorno un lavoro ad una persona e non ad insegnargli come pensare criticamente e logicamente. Il cuore della democrazia risiede veramente nel presupposto basilare che la gente sia ben istruita riguardo al pensiero critico? Sanno come pensare riguardo le cose e valutare e quindi possono prendere decisioni appropriate, giusto? Qual è la tua opinione sull'educazione americana e del suo effetto sul processo democratico? Penso che abbiamo diversi problemi riguardo all'educazione in America. Per prima cosa, penso che abbiamo a che fare con l'instupidamento dell'America. Pensa che questo sistema educativo povero in realtà benefici il governo? Assolutamente, assolutamente. Manteneteli stupidi, intrateneteli in maniera disinvolta. Se sono disinformati non possono combattere. Tuttavia, per rinforzare ulteriormente questo, abbiamo anche bisogno di spingere e premiare sistemi di opinione che supportino l'obbedienza passiva. Sistemi di opinioni e di valori che siano tenaci, irrazionali e che promuovono la chiusura mentale. La religione si rivela molto utile in questa circostanza. È possibile che la religione sia politicizzata e che i candidati la stiano usando come uno strumento? Io sono convinto che Dio abbia creato l'universo. E ci è stato imposto dalle scritture e da Gesù di opporci a tutto questo con tutte le nostre forze. Non dobbiamo pregare che Dio sia dalla nostra parte in guerra o in qualsiasi altro momento, ma dobbiamo pregare di essere noi dalla parte di Dio. Che Dio benedica la Chiesa Avventista del settimo giorno. Penso che il Dio che ci ama, il Dio che ci ha dato la vita, che ci ha dato il nostro essere. E così, per ogni marinaio, soldato, aviatore e marine che è stato coinvolto in questa missione, lasciatemelo dire, state facendo il lavoro di Dio. Se le persone vengono educate per essere obbedienti e allineate, saranno pronte per estendere quell'obbedienza a quelli che pretendono il comando. Spunta. In seguito è molto importante che riconosciamo una caratteristica della condizione umana sociologica e unica, qualcosa che chiameremo psicologia del gregge. Cioè la tendenza per noi umani ad aggregarci alla folla e a comportarci spesso in modo estremamente sconsiderato. Con le parole di Charles McKay, famoso autore di Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, gli uomini, è stato detto, pensano in branco, ma in branco impazziscono. Ritroveranno la loro ragione solo lentamente e presi uno ad uno. Tuttavia questo non vale solo per una sommossa calcistica. Una tale persuasione all'assalto può essere generata anche solo attraverso eventi culturali condivisi. Ricordate l'11 settembre? Parliamo di follia di massa.
Questo evento ha creato un'immediata follia di massa con paura e vendetta. E non ci volle molto per il governo degli Stati Uniti e per gli altri governi, infatti, per utilizzare al meglio tale follia e convogliarla a supporto di una legislazione draconiana e invasioni illegali. Tuttavia, questa tendenza psicologica del branco non solo è molto utile per instillare e pilotare problemi sentiti come importanti, ma è anche cruciale per stabilire limiti rigidi di dibattito, creando le tendenze per coloro che iniziano a mettere in discussione questi limiti, ad essere messi al bando e respinti dal gregge stesso. Sai, se qualcuno parla di una distribuzione più equa del reddito nella società... Tutta la crescita degli ultimi 10 anni che si è verificata nel nostro paese è cresciuta non più dell'1 o del 2%. Fottuti comunisti! Se qualcuno specula sull'evidente manipolazione del potere e sulla corruzione... Dannazione, sono stufo di questi teorici del complotto e delle loro balle. La Federal Reserve non può mica andare contro i propri interessi. E il cielo non voglia che arrivino quei buonisti che vogliono applicare conoscenze scientifiche moderne e con esse migliorare la nostra società. Sì, giusto. Cibo, vestiario, abitazioni per tutti sulla Terra con la tecnologia. Utopisti somari. Ricordate, probabilmente, il miglior modo per controllare il pensiero umano è di instillare una profonda paura di esclusione sociale ed associare quella paura a tabù culturali. Quindi, dopo aver attivato questo principio, ora bisogna occuparsi del fastidioso problema della gente che potrebbe aprire gli occhi e lavorare per portare al potere politico qualcuno che causa problemi. Pertanto, sono necessarie alcune garanzie strutturali più specifiche. Fondamentalmente dobbiamo essere sicuri che i candidati non desiderati non siano in grado di accedere in alcun modo ai principali dibattiti politici. E se ci riescono, la prassi è quella di trattarli come fenomeni da baraccone. Stai suggerendo che l'eroina e la prostituzione siano un'espressione della libertà? Ciò che stai insinuando è, sai cosa? Se legalizziamo l'eroina domani, ognuno farà uso di eroina. Quante persone qui userebbero eroina se fosse legale? Come lo facciamo? Con i soldi. E il nostro consiglio aziendale ne ha molti. Abbiamo solo bisogno di assicurarci che l'uso di questo denaro per l'influenza politica venga svincolato. In una decisione del 1976 della Corte Suprema degli Stati Uniti, fu ritenuta legale la libertà per un candidato di usare denaro personale illimitato per la sua campagna, equiparando di fatto lo spender denaro al diritto alla libertà di parola. Questo si traduce in ciò che effettivamente è la rimozione di ogni espressione di correttezza regolamentata e, di conseguenza, chi possiede più soldi ha la maggiore parte delle risorse e quindi di incidenza. Perfetto. Tuttavia cerchiamo di rendere la cosa ancora più sicura. Assicuriamoci che alle nostre corporation sia dato il diritto legale di promuovere le nostre piccole marionette senza alcun limite. Fortunatamente nel 2010 ancora i nostri amici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno confermato che il governo non può limitare la spesa politica di qualsiasi azienda nelle elezioni dei candidati, poiché essi sono, ancora una volta, protetti dal primo emendamento. Quindi ora si può acquistare dello spazio pubblicitario pazzesco per promuovere chi vogliamo, quanto vogliamo, annientando l'opposizione nei media. Ok, spuntiamo. Con quelle vaste misure in atto, è ancora importante controllare lo svolgimento del processo elettorale dall'inizio alla fine. Il miglior modo per farlo è di creare una falsa dualità, l'illusione di una competizione tra partiti. Abbiamo bisogno di un sistema a due partiti che discutano tra di loro, ma che sostengano le politiche elitarie, che sono utili per mantenere il nostro vantaggio. La bellezza di questa farsa dei due partiti dominanti è che non solo dà al pubblico l'illusione di una scelta, ma, cosa più importante, soffoca quei terzi partiti emergenti. Come sappiamo, questi fastidiosi e presuntuosi terzi partiti hanno da sempre creato problemi. Gli emendamenti per i diritti civili, il voto per le donne, i diritti dei lavoratori, leggi sul lavoro minorile e altri turbamenti per l'industria, sono derivati storicamente da questi nuovi terzi partiti. Non dal gruppo dominante e consolidato, noi. Quindi abbiamo bisogno di stare attenti a questo. Abbiamo bisogno di abituare la gente a questi due partiti, in modo che non si preoccupino se ai due partiti venga dato il controllo sulla maggior parte del processo elettorale stesso. Hanno bisogno di avere il potere di gestire le regole della riorganizzazione elettorale, le primarie, le riunioni, i dibattiti e, naturalmente, noi, la classe dominante, modereremo le loro azioni attraverso gruppi di pressione, sostegno elettorale, esattamente ciò che il mercato libero promette, la libertà di manipolare ogni cosa.
Incontrate i nostri amici, la Commissione per i Dibattiti Presidenziali, o CPD. Nel 1988 i partiti Democratico e Repubblicano, i Demorepubblicani come mi piace chiamarli, hanno istituito la Commissione per i Dibattiti Presidenziali, creati come un'istituzione bipartisan. La CPD ha preso il controllo dell'evento elettorale più autorevole, cioè dei dibattiti presidenziali, con successo. La CPD, che è una società privata copresieduta da ex capi dei partiti Democratico e Repubblicano, decide attraverso contratti segreti chi parteciperà ai dibattiti e ciò di cui si parlerà. Questi fastidiosi terzi partiti, insieme alle loro idee controverse, possono entrare in gioco solo se i demorepubblicani lo consentiranno. Vi immaginate che cosa accadrebbe se quei fastidiosi arrampicatori sociali fossero veramente in grado di emergere contro la logica banale e le meschine questioni tipiche dei nostri dibattiti truccati? Ma per l'infermiera, l'insegnante, l'agente di polizia, che alla fine di ogni mese hanno una piccola crisi finanziaria in corso, dovranno assumersi del debito in più solo per fare i loro pagamenti ipotecari. Non abbiamo prestato loro attenzione. Se guardate le nostre politiche fiscali, è un classico esempio. Mi dispiace interromperla, signor Presidente, non potrei essere più d'accordo. Tuttavia, non ritenete che le politiche fiscali e altri riscontri comuni su ciò che sta danneggiando l'americano medio siano in realtà abbastanza innocui se confrontati con il vero fondamento del nostro sistema economico? Sapete fare soldi dai debiti, addebitare gli interessi su ciò che neanche esiste, il che significa che c'è sempre più debito di quanto siano i soldi per pagarlo. Ciò naturalmente porta altro debito che viene creato per coprirlo. Quindi il fallimento e la bancarotta sono inevitabili. Non per le classi superiori, quanto per le classi medie più basse. Perché? Perché le classi più basse sono quelle che chiedono i prestiti. Per la loro casa, per la loro macchina, mentre le classi ricche traggono profitto dagli interessi. Invece di pagare gli interessi, loro in realtà realizzano interessi tramite i loro depositi e investimenti. Ovviamente questo genera un crescente e massiccio divario di classe strutturale. Non è qualcosa che vale la pena di considerare? No? Per finire, come ultimo punto riguardo al CPD, le nostre aziende possono ora finanziarlo direttamente. Pertanto i partiti seguono la nostra influenza finanziaria, quindi i nostri programmi. Bypassando quella fastidiosa legislazione legale che impediva alle aziende di contribuire direttamente alle campagne politiche. Un bel modo per farla franca. Comunque, nulla è perfetto. È impossibile essere troppo accurati. A volte c'è bisogno di buone tattiche antiquate e testate in precedenza. Niente è così antiquato come la buona vecchia frode elettorale. Prendiamo un po' delle nostre aziende amiche per costruire delle macchine per il voto con un'integrità terribile e mettiamole nei punti più critici. Sì, lo so, è una cosa approssimativa. È risaputo che le macchine possono essere manipolate a distanza, con pochi dollari di materiale e una competenza da scuola media. Ma poiché la maggior parte degli americani sono distratti dal loro debito, dall'abbassamento dello standard di vita e dalle perdite di posti di lavoro, i media liberali non vengono ascoltati. Dunque, ricapitoliamo. I liberi pensatori tendono a riconoscere la necessità di un adattamento e di un cambiamento, quindi abbiamo bisogno che l'istruzione tradizionale esistente avvenga attraverso l'apprendimento meccanico senza pensiero logico e critico. Successivamente stabiliamo chiari limiti di discussione e ci assicuriamo che quelli che vanno al di là del limite siano fermati dalla derisione e dallo svilimento. Poi abbiamo bisogno di sfruttare la psicologia delle folle e guidarla attraverso i nostri media, ad identificarsi con i problemi che noi vogliamo evidenziare o a distrarsi completamente. In merito all'influenza su larga scala, abbiamo bisogno di avere la libertà di fare qualsiasi cosa vogliamo e di usare la nostra grande ricchezza per influenzare sia l'opinione pubblica che i candidati stessi. Il nostro status legale di socio aziendale ci garantisce ora la libertà di parola e quindi la libertà di spesa. In seguito creiamo l'illusione pubblica di competizione e di scelta e otteniamo il maggiore controllo possibile sul processo elettorale. Le nostre pedine demopubblicane, con la nostra sponsorizzazione, ora gestiscono bene tutto questo, compresa la restrizione del dibattito pubblico e l'esclusione di tutti i terzi partiti che interferiscono. E se ciò non bastasse, che si fottano.
basterà riordinare noi stessi il conteggio dei voti con degli hackeraggi alla scatola nera dei voti negli stati più influenti elettoralmente. È così che va. Sin dall'inizio della civiltà, quelli al potere sono riusciti a contenere gli interessi dei popoli, modificando i loro valori, controllando le risorse attraverso il denaro, per non parlare del controllo dei processi di contestazione. È una cospirazione? Questi uomini così potenti si incontrano in luoghi occulti e si impegnano per capire come mantenere il loro potere? In realtà no. Non tanto quanto possiate pensare. Vedete, la cosa divertente di tutto questo è che tale processo di manipolazione è in verità autogenerante, via via allineato agli interessi personali che dirigono l'intero percorso. Vedete, la corruzione vera e propria non si verifica durante riunioni segrete. Il vero potere risiede in come voi, la gente, perpetuate, tollerate e sostenete i sistemi di fondo che vi opprimono. Per concludere, molti che guardano i contenuti di questo programma interpreteranno la grande buffonata nota come democrazia americana, o meglio, la farsa della democrazia globale, come un sistema che ha bisogno di una migliore regolamentazione. Le figure di spicco, gli attivisti intelligenti e senza peli sulla lingua, ACLU, Democracy Now, Occupy Wall Street, così come Michael Moore e Annie Leonard, che cercano ciò che definiscono cambiamento, in realtà operano tutti con gli stessi presupposti. Se riusciamo a regolamentare meglio il potere monetario aziendale, possiamo salvare il mondo. No. Mi dispiace dire che fino a quando i presupposti sociali e quindi i motori psicologici della nostra economia, come squilibrio, scarsità, interesse personale, sfruttamento e competizione, fino a quando tutto ciò che non viene rimodellato in modo tale che il sistema inizi a premiare e rafforzare collaborazione, l'equilibrio umano ed ecologico, l'efficienza e la sostenibilità, niente cambierà veramente. In una condizione sociale in cui tutto si basa sul vantaggio a discapito dei altri, ciò che oggi chiamiamo corruzione in verità non è affatto corruzione. Sono solo affari, come al solito. E seriamente, gente, cosa vi aspettate? In un'economia in cui tutto è in vendita proprio per sua etica intrinseca, evidenziata dalla falsa idea che non si può cooperare in modo intelligente e a beneficio di tutti, nessun livello di presunta corruzione dovrebbe sorprenderci minimamente. Ebbene, in breve è completamente ingenuo e assurdo pensare che perpetueremo questa filosofia economica appena descritta per poi contraddirla con l'idea che per alcuni elementi della società dovrebbe essere proibita la manipolazione monetaria e il guadagno. Ma non basatevi solo sulle mie parole, sedetevi e osservate il flusso e il riflusso di come ogni giorno ci muoviamo da uno scenario di corruzione all'altro. Certo, sistemeremo qualche problema anche rimanendo dentro gli schemi, ma fino a quando l'intero sistema rimane chiuso in se stesso, sfortunatamente è tutto per lo più una perdita di tempo e il miglioramento sarebbe molto esiguo. Finché non matureremo a quel livello, sedetevi e rilassatevi, godetevi lo spettacolo. E arrivederci alla prossima volta, sono Peter Joseph, un rappresentante e una vittima di una cultura in declino. Take, not corporate tyranny.